Buonasera, allora possiamo direi iniziare la nostra chiacchierata, come alcuni la definiscono. Grazie a tutti di essere qui e soprattutto buon anno, visto che è il primo appuntamento del 2017. Questa sera ci occuperemo di biomateriali, un settore direi scientifico di estremo interesse sia a livello di ricerca teorica che applicativa, visti gli importanti sviluppi in alcuni settori, quali ad esempio quello medico, ortopedico e altri. Durante la presentazione cercheremo di mettere in evidenza alcuni punti importanti, parole chiave, concetti chiave, e ad esempio arriveremo a definire quella che è la natura dei biomateriali e arriveremo a rispondere ad un semplice interrogativo: che cos'è un biomateriale? In realtà la risposta non è così semplice e scontata, vedremo. Per arrivare a rispondere a questo direi semplice interrogativo ripercorreremo l'evoluzione storica dei biomateriali e vedremo l'importanza che hanno assunto in alcuni settori specifici. Metteremo tra l'altro in risalto alcune curiosità legate alla scoperta, direi, di alcuni materiali e di alcune applicazioni, scoperta, direi, in molti casi del tutto casuale. Arriveremo anche a vedere alcune caratteristiche chimico-fisiche dei principali biomateriali, soprattutto quelli di prima, seconda e terza generazione, se non sbaglio, fino a focalizzare l'attenzione sugli attuali studi, cioè l'interfaccia, come reagiscono questi materiali quando vengono ospitati da sistemi viventi, ad esempio quali tessuti. Ovviamente questo percorso non sarò io a presentarvelo, ma la nostra gradita ospite, la professoressa Enrica Vernet del Politecnico di Torino, che saluto e ringrazio di aver, come dire, partecipato e di aver accolto il nostro invito. Prima di lasciare la parola a Enrica, ricordo solo le tempistiche perché sono importanti, sono vincolanti, cioè ci sarà più o meno un intervento di un'oretta, poi lasceremo come al solito spazio alle domande, 15 minuti, 10-15 minuti, necessariamente dobbiamo però chiudere verso 18.30, 18.35 per organizzazioni interne della biblioteca e mie lavorative. Grazie ancora, grazie ad Enrica Vernet. Grazie per la presentazione. Aiuto. Grazie anche per avermi invitata e per l'organizzazione di questa serata. Allora, confesso di essere abbastanza emozionata oggi perché sono abituata a parlare davanti a centinaia di studenti tutti i giorni, ma non sono abituata a parlare davanti ai miei genitori che stasera sono venuti a sentirmi, quindi se vedete la voce un po' rotta e l'occhio lucido probabilmente è per questo motivo. In ogni caso, a parte gli scherzi, vi parlerò di questo tema che è un tema molto attuale, ma che in realtà ha delle radici abbastanza antiche, perché la storia dei biomateriali, in generale la storia della chirurgia, che è la scienza attraverso la quale i biomateriali si utilizzano e si impiantano, hanno una storia abbastanza antica. Vi farò vedere qualche cosina relativa proprio ai tempi antichi e poi piano piano ci avvicineremo ai giorni nostri per capire come poi l'umanità si è interrogata rispetto a questa tematica. Ci sono numerosi reperti storici che si sente, non riesco a capire se mi sentite bene si sente o no. Poco, avvicino, ok. Ci sono numerosi ritrovamenti storici che, e anche preistorici che ci fanno vedere come già dall'antichità gli uomini cercassero di lavorare sul corpo per cercare di modificare qualche cosa.
Per esempio, appunto, già in epoca preistorica si conosceva la pratica della trapanazione del cranio, e questo in teoria non si capiva bene per quale motivo si facesse. Si pensa che fossero dei rituali magici, ma in alcuni casi si è anche capito che avevano un senso medico, perché già anticamente si era capito che quando c'erano dei problemi all'encefalo, quindi c'erano magari dei gonfiori dovuti a cause allora completamente ignote, se si scoperchiava la parte, si lasciava un po' di spazio al cervello, poi la situazione migliorava. Dopodiché il paziente dell'epoca aveva un decorso post-operatorio abbastanza casuale, non si sa esattamente se tutti sopravvivevano oppure no. Il fatto che siano meno sopravvissuti si può capire guardando questi reperti, guardando proprio il margine della sezione, perché se ci sono segni di cicatrizzazione vuol dire che dopo l'operazione questa persona è rimasta viva per un tempo sufficiente a permettere tutto questo. Quando si poteva, si rimetteva il pezzo che era stato tolto sulla lacuna ossea, e anche qui, se ci sono evidenze di cicatrizzazione, si capisce che il decorso aveva avuto successo, oppure si potevano usare materiali di varia natura. Materiali di varia natura che adesso prenderemo in considerazione. Oltre le epoche preistoriche, andiamo un po' avanti anche nei paesi, nell'America precolombiana, ci sono dei segnali di queste pratiche chirurgiche, e in alcuni casi anche il primitivo uso di biomateriali, quindi come per esempio in questo caso vedete che dopo l'operazione al cranio è stata inserita una placca di un materiale prezioso, in questo caso una placca d'oro, quindi siamo in un'epoca in cui questo metallo si utilizzava, si lavorava, ma prima di questo anche materiali naturali, addirittura gusci di zucca, gusci di noce di cocco, in alcuni casi ossa animali anche. Un po' in base al periodo storico, un po' anche in base a quanto il paziente era facoltoso, perché se poteva permettersi una placca d'oro probabilmente aveva la possibilità di farlo. Non solo, ma ci sono anche dei ritrovamenti che fanno notare come l'uso dei materiali fosse già abbastanza diffuso nel settore dentistico o per questioni estetiche, come in questo caso. In questo cranio, che aveva ancora tutti i suoi denti sani e perfetti, sono stati incastonati delle pietre preziose per bellezza. Non hanno inventato niente di nuovo quelli che lo fanno oggi. Ma per esempio, venendo più vicini a noi, gli Etruschi utilizzavano già le leghe metalliche preziose, quindi pensando anche al fatto che dovevano durare nel tempo, non corrodersi, eccetera, per impianti di questo tipo. Questi sono dei ponti tenuti insieme con delle fascette d'oro, i famosi ponti d'oro, e così via. Non solo, qui abbiamo un'immagine che a me piace molto, perché è stata considerata forse la protesi funzionale, la prima protesi funzionale vera e propria che la storia ci ha regalato. Si tratta di un alluce. Hanno ricostruito questa mummia egizia, indossava un calzare che era modificato con questo alluce costruito con dei materiali naturali, quindi con legno e cuoio, e si sa che è stato usato nel tempo, che quindi era veramente funzionale, perché la persona che lo aveva ci camminava sopra, riusciva a camminarci sopra, perché è stato notato che era consumato in determinati punti, e quindi si è capito che non era solo una ricostruzione estetica dove però non c'era anche la possibilità di camminare. Questa forse è una delle prime protesi che la storia ha messo a punto. E andando avanti, se gli antichi ci danno delle informazioni che fanno riferimento tutto sommato a delle pratiche chirurgiche anche abbastanza difficili, critiche, no? Si lavora sul cranio, sui denti, si ricostruiscono le dita dei piedi. Quello che poi noi notiamo è che nel tempo però questo progresso si ferma. Dobbiamo
aspettare parecchio tempo prima di arrivare ad avere una nuova evoluzione nel concetto di protesi, di materiale e connessa anche l'evoluzione della chirurgia. Se ci avviciniamo al nostro territorio e andiamo a vedere cosa succede nel Medioevo, non succede niente di nuovo. Perché l'epoca non aiuta, l'oscurantismo tende a considerare la pratica chirurgica soprattutto una cosa non bella, non elevata, poi la religione cerca di avere la supremazia sull'uomo, ma anche soprattutto pensando che è lo spirito che conta, non il corpo. E anche nella classe medica i medici non erano molto preparati. E soprattutto quei medici che avevano a che fare con il sangue, con la carne, con le ossa, quindi quelli che dovevano operare, erano considerati non particolarmente evoluti e avevano forse anche poca possibilità di evolvere. Quindi non si inventa niente di nuovo, anzi possibilmente si torna indietro. Quindi quando noi vediamo tutte le stampe o comunque i vecchi reperti che parlano della pratica medica, troviamo poche novità. Si sa che si utilizzava l'avorio degli elefanti per ricostruire i denti, si sa che per ricostruire le fratture ossee non si era inventato niente di nuovo, si continuavano a usare più o meno gli stessi metodi che si usavano negli anni precedenti e nei secoli precedenti, quindi per esempio il bronzo e il rame, senza sapere che il bronzo e il rame potevano essere tossici, quindi il successo dell'impianto era abbastanza relativo. Se l'effetto tossico del rame veniva superato, il paziente proseguiva la sua vita e ce la faceva. Per avere una consapevolezza in medicina maggiore e per vedere un'evoluzione proprio anche della pratica chirurgica e connessa con questa anche un'evoluzione dei materiali utilizzati nella pratica chirurgica, bisogna arrivare più o meno all'era industriale. Perché? Perché intanto cresce la consapevolezza relativa al fatto che bisogna migliorare la qualità della vita, ma crescono anche gli incidenti sul lavoro, perché si cominciano a usare degli strumenti e delle attrezzature che possono causare incidenti. E quindi in generale i medici sono un pochettino più stimolati a inventarsi qualcosa di nuovo per andare incontro a queste nuove esigenze, e soprattutto non c'è più il retaggio medievale che li incarcera dentro delle pratiche quasi magiche ma non scientifiche. Quindi tra il XVIII e il XIX secolo la scienza comincia a riprendere un po' di voglia di novità e cominciano a studiare anche i materiali che possono essere utili ai medici. Quindi proprio una scienza in cui si cercano nuovi materiali per andare incontro alle esigenze del medico comincia più o meno nel XIX secolo, e il primo ambito nel quale questo avviene è quello che è più visibile a tutti, anche il più semplice forse da approcciare, quindi l'ambito ortopedico, soprattutto con le protesi esterne. E quindi nel momento in cui si comincia a usare un po' di più il materiale e i materiali in generale, ci si chiede quali materiali possiamo usare. Ovviamente i materiali che vanno a contatto con il corpo umano devono essere biocompatibili. E allora ecco che più o meno in quel periodo si comincia a pensare: ma che cos'è? Cosa posso usare io come materiale per essere sicura che sia biocompatibile? Il primo criterio è quello dell'analogia. Devo sostituire un osso, devo aggiustare un osso, uso un altro osso, per esempio l'avorio. Nell'Ottocento si usava quello. Poi si fa un passo avanti, perché comunque alla fine dell'Ottocento un po' di scienza dei materiali si conosceva già, e si va nella direzione di usare qualcos'altro, qualcosa di sintesi, quindi non di origine naturale come può essere un osso animale, ma qualcosa di sintetizzato dall'uomo, e l'obiettivo a quell'epoca fu prevalentemente quello di scegliere dei materiali che fossero il più possibile inattaccabili, inerti, quindi che non si modificassero troppo a contatto con il corpo. E quindi si cominciano a usare i materiali metallici, che comunque all'epoca erano anche quelli più conosciuti, anche per altre applicazioni. E tra i materiali metallici più inerti si comincia dai materiali preziosi, quindi dall'oro, che sicuramente è il meno attaccabile chimicamente da qualunque tipo di agente esterno.
Vado un po' veloce sulla carrellata storica perché non tutti i particolari sono di interesse, però quello che voglio farvi notare è che comunque siamo nel settore ortopedico, quindi parliamo di protesi che mano a mano sono sempre più sofisticate. Per esempio le protesi che oggi noi usiamo per fare per ricostruire l'articolazione dell'anco, del ginocchio, nascono in quel periodo lì, soprattutto quelle dell'anca. E si utilizzano tantissimi materiali metallici, si passa poi dalle leghe preziose, che meccanicamente non sono abbastanza affidabili, a delle leghe un po' più solide come le leghe cromo-cobalto, che sono ancora oggi utilizzate in questo settore. Questa lega che si chiama Vitalium è proprio una delle prime leghe che viene messa a punto per questo tipo di applicazione, perché resiste molto bene alla corrosione, l'inerzia chimica è questo, resiste molto bene alla corrosione ed ha delle caratteristiche meccaniche molto più importanti di quelle di una lega preziosa come l'oro e le sue leghe. Quindi siamo già agli inizi del Novecento, se notate, è storia abbastanza recente. Dopo le leghe metalliche, cosa succede? Che negli anni 50 si sviluppano i materiali polimerici, le materie plastiche, ed è proprio negli anni 50 che avviene la grande svolta proprio nel settore delle protesi d'anca, perché l'inglese John Charley inventa una protesi d'anca dove non è tutto fatto di metallo, ma c'è anche della plastica, un materiale plastico, il polietilene, in particolare un polietilene che, come vedremo, ha delle caratteristiche molto particolari che lo rendono adatto a questa applicazione. E utilizza un altro materiale polimerico, quindi un altro tipo di plastica, per agganciare meglio la protesi all'osso. Questo cemento in polimetilmetacrilato che, fatto in un modo un po' diverso, come vedremo, avrà anche altre applicazioni. Piano piano si va nella direzione di studiare molto bene comunque i metalli preesistenti, quindi si introducono i polimeri, ma i metalli comunque per determinate parti non si possono abbandonare, ma si capisce anche in quel periodo, negli anni 60, che i metalli anche i più inerti, come queste leghe cobalto-cromo che sono state introdotte negli anni precedenti, comunque un po' di tossicità se la portano dietro, perché per quanto siano capaci di resistere alla corrosione, i metalli un po' si corrodono sempre e quel poco che rilasciano può essere tossico. Quindi si cercano nuovi materiali. Nuovi materiali, intanto si cambia metallo, dalle leghe cobalto-cromo cominciano a intervenire altri metalli come le leghe di titanio, che però magari sono adatte per alcune parti delle protesi, non per altre, e poi si ricomincia a lavorare negli anni 70 anche con i ceramici, con le materie ceramiche, l'allumina, la zirconia, sono tutte ceramiche molto dure, molto resistenti, che resistono molto bene all'abrasione e che cominciano ad avere un'applicazione anche in questo settore. Negli anni 70 si cominciano anche a studiare i vetroceramici e i vetri in generale per applicazioni biomediche, e su questi io vi dirò qualche cosa più avanti. Proprio negli anni 70 si comincia a studiare un certo particolare tipo di vetro che non è inerte come siamo portati a pensare pensando al vetro, ma in realtà è un materiale molto reattivo che, messo a contatto con il corpo, si modifica e può funzionare come base per la ricostruzione proprio dell'osso, non soltanto per la sua sostituzione. Quindi vedete, molto si fa nel settore ortopedico e col contatto con l'osso. Anche in altri ambiti abbiamo numerosi progressi, ma bisogna aspettare l'inizio del Novecento, non si parte dall'Ottocento. Nel 37, negli anni 40, negli anni 50 cominciano a studiarsi nuovi materiali per il settore dentistico, per gli impianti vascolari, quindi per ricostruire i vasi sanguigni, e anche in oculistica. E come vedremo, in alcuni casi la scelta di un materiale o di un altro in uno di questi settori è stata casuale. Quindi, visto che abbiamo citato numerosi tipi di materiali e alcuni tipi di interazione tra i materiali e il corpo, viene spontaneo chiedersi: ma che cos'è un biomateriale? Allora, se uno pensa, legge la parola biomateriale, pensa sarà qualcosa di origine biologica. In realtà abbiamo visto che non è così, perché il titanio è un biomateriale, la ceramica è un biomateriale, il polietilene è un biomateriale.
Quindi negli anni 80, quindi l'altro ieri, se pensiamo agli anni in cui siamo partiti per descrivere questa storia, qualcuno pensa che forse è meglio dare una definizione di biomateriale. Allora, la prima definizione data è molto complessa, non si capisce niente, quando uno la legge non riesce a capire di cosa si tratta. In realtà, se la leggiamo nel dettaglio, capiamo che un biomateriale è qualcosa che con il quale io posso costruire un oggetto, e questo oggetto può essere usato per sostituire una parte del corpo oppure per aiutare quella parte del corpo a funzionare, detto in poche parole. Per essere un po' meno cervellotici nella definizione, nell'86 più o meno è stata data una definizione che ancora oggi funziona e dice che un biomateriale è una sostanza non vivente usata per fabbricare un dispositivo medico che ha almeno qualche punto un'interfaccia con un tessuto vivente. Quindi può essere un materiale prodotto dall'uomo, può essere anche un materiale di origine biologica ma opportunamente modificato per non essere più vivo ma solo trasformabile in qualcosa per realizzare un oggetto, e poi può essere completamente o non completamente impiantato. Quindi io con un biomateriale, per esempio, posso fare una protesi d'anca, posso fare un pacemaker, ma posso fare anche un filtro per la dialisi, che non verrà mai messo dentro il mio corpo, ma dentro quel filtro passa il mio sangue e poi quel sangue torna nel mio corpo. Quindi anche il materiale con cui realizzo quel filtro sono dei biomateriali. Un po' di percentuali, infatti vedete, oltre ai materiali di sintesi abbiamo anche i materiali di derivazione biologica. Io oggi non ne parlo, ma se poi qualcuno ha delle curiosità potete chiedere. La maggior parte delle applicazioni sono coperte da materiali metallici e da materiali polimerici, quindi le materie plastiche. Poi abbiamo un certo spicchio, una nicchia che usa i materiali ceramici, ma che senza quelli non si potrebbe fare molto. E poi ci sono i materiali compositi, di cui oggi non parliamo, che sono fondamentalmente dei materiali progettati mettendo insieme due o più delle altre classi di materiali mescolate in modo opportuno. Se poi ci concentriamo sugli ultimi anni, quindi dagli anni 40-50 fino ad oggi, vediamo che è proprio in questo periodo storico che l'evoluzione dei biomateriali decolla. Infatti si possono già riconoscere tre generazioni di biomateriali. Ora io non so esattamente quanti anni hanno i ragazzi, gli studenti che stanno ascoltando oggi questa presentazione, sono del terzo anno. Dagli 1 al serale, quindi okay. Un range va da 16-17 a qualcosina in più. Quindi diciamo che chi ascolta è nato già nella terza generazione dei biomateriali, o sì, semmai, o al massimo nella seconda, una cosa del genere. Forse nella seconda. Nella seconda. Poi vabbè, ci sono i genitori e i nonni che invece sono nati quando hanno cominciato a mettere a punto i materiali di prima generazione. Allora, quello che mi piace far notare, e infatti poi dopo faremo degli esempi per ciascuna di questa generazione, è che i biomateriali di prima generazione, quelli che sono stati messi a punto e utilizzati a partire dagli anni 40-50, avevano come fattore comune l'inerzia. Quindi erano tollerati perché non si modificavano, quindi se non si modificavano nel corpo non producevano effetti tossici e quindi il corpo era tollerante nei loro confronti. Successivamente, negli anni 70 fino al 2000 più o meno, un po' meno, la seconda generazione di materiali, di biomateriali, vede un qualcosa in più, perché un biomateriale può essere biocompatibile anche se è reattivo, non è necessariamente una cattiva cosa, un fattore negativo. Ci sono dei materiali che si modificano proprio chimicamente a contatto con il corpo e che addirittura in alcuni casi lo fanno in modo così spinto da venire completamente disgregati, però lo fanno in modo controllato, lo fanno senza produrre dei prodotti di degrado tossici e lo fanno anche stimolando il corpo a rispondere in un certo modo, che è quello che ci aspettiamo, per esempio a far guarire un tessuto
come l'osso o qualche altro tipo di tessuto a seconda delle applicazioni. I biomateriali di terza generazione fanno qualcosa in più, nel senso che sono proprio capaci di lanciare dei segnali al corpo e quindi non solo la loro reattività è una reattività benefica, perché il corpo di fronte a un materiale che si modifica in quel modo è facilitato nel suo spontaneo processo di guarigione. Nei materiali di terza generazione, questi segnali che i materiali lanciano attivano il corpo affinché i processi di guarigione avvengano in modo più veloce e più efficace. Quindi è proprio un'attivazione vera e propria, non è solo un essere ben tollerati. E per questo motivo che se vogliamo dare un nome ai materiali delle tre generazioni e spezziamo in due la parola biomateriale in bio-materiale, man mano che si va verso i giorni nostri diventa sempre più importante il prefisso bio, perché non è più soltanto un materiale inerte che ha a che fare col corpo, ma è il corpo che riceve dei segnali da un materiale, e questi segnali possono essere anche di tipo biologico. Quindi la biocompatibilità che cos'è? Allora, adesso lo vediamo considerando materiali appartenenti a queste tre generazioni, fermo restando che non è che i materiali di prima generazione non si usano più, così come quelli di seconda generazione, continuano a essere usati, sono importantissimi, solo che con questi posso fare alcune cose e non ne posso fare delle altre. Con i materiali di terza generazione posso fare delle cose più sofisticate, ma alcune funzioni le posso coprire solo con quelli di prima o di seconda generazione, quindi non ce li dobbiamo dimenticare, dobbiamo solo fare in modo di usarli nel modo corretto. Tutti questi materiali hanno in comune il fatto di essere biocompatibili. Allora, che cos'è la biocompatibilità? La definizione che viene data qui può sembrare banale e molto generica, però in realtà è quella più azzeccata, perché la biocompatibilità, dice, è la capacità di un materiale di esplicare la propria funzione con un'appropriata risposta del sistema vivente che lo ospita. Quale sia questa risposta più appropriata bisogna vedere caso per caso, non c'è una risposta univoca. Perché, per esempio, se noi facciamo un esempio molto banale, un dispositivo medico che noi usiamo quasi quotidianamente, o comunque che abbiamo usato tantissime volte nella nostra vita, è il cerotto. Allora, il cerotto già in sé deve esplicare funzioni nei suoi punti molto diverse le une dalle altre. Il cerotto ha una parte centrale che è la garza, che deve proteggere e deve consentire la guarigione della ferita, e deve farlo facendo in modo che non entrino i batteri, ma anche senza aderire alla ferita, perché se si appiccica la ferita si infiamma ancora di più e ritarda la sua guarigione. Mentre la parte adesiva del cerotto, che non è a contatto con la ferita, deve proprio aderire per garantire l'azione di sigillo e di barriera ai batteri. Quindi l'appropriata risposta dei vari punti di quel dispositivo medico è opposta nei vari punti. Allora, cominciamo a parlare di materiali di prima e seconda generazione, e lo faccio, volta per volta lo farò, utilizzando dei modi di dire che dovrebbero attirare la vostra attenzione su quella che è stata l'intuizione che ha permesso l'uso di quei materiali. Aguzzate la vista. Qui in realtà il gioco di parole è duplice, perché stiamo parlando di materiali per il settore oftalmico. Voi sapete benissimo che cos'è l'operazione di cataratta. Qualcuno di voi l'ha già subita, qualcuno ha dei conoscenti o dei parenti che l'hanno fatta, qualcuno lo farà nei prossimi anni. È una cosa naturale che, per fortuna, non è una patologia sempre, è una cosa normale che avviene, che è collegata con l'invecchiamento e con l'aumento della nostra aspettativa di vita. Allora, noi sappiamo che si può fare un intervento per andare a curare questo offuscamento della vista. Come si è arrivati a quello che oggi noi facciamo? Ci ha pensato un oftalmologo che durante la Seconda Guerra Mondiale aveva a che fare con i piloti dei
dei bombardieri che arrivavano feriti in seguito ai combattimenti e che magari avevano sul volto numerose schegge provenienti dalle esplosioni che avevano sopportato durante il combattimento. Tra le schegge che questo oftalmologo trovava nel viso e anche all'interno degli occhi c'erano vari materiali, tutti quelli che facevano parte del cruscotto, delle strutture dell'aeroplano. E lui notò che il finestrino, che era fatto di plastica, cioè era fatto di plexiglass, che non è altro che il polimetilmetacrilato, espresso con un termine chimico, produceva delle schegge che se finivano nell'occhio, tutto sommato, erano ben tollerate, non producevano delle infiammazioni gravi, mentre magari le schegge di legno, di ferro, di altri materiali, producevano poi delle infiammazioni a lungo termine importanti. E lui cosa pensò? Ma probabilmente questo materiale per l'occhio non è così dannoso, ovvio, se è una scheggia che mi rovina l'occhio perché causa un trauma, c'è un trauma, ma la presenza del materiale all'interno dell'occhio potrebbe non essere così grave da sopportare. Infatti aveva ragione, perché grazie a questa osservazione decise che forse si poteva utilizzare una lente da mettere dentro l'occhio e non fuori dall'occhio, per andare a sostituire il cristallino di chi soffriva di cataratta. Quindi con questo plexiglass costruì le prime lenti intraoculari e decise di provare. E ebbe ragione, perché le lenti intraoculari di polimetilmetacrilato si usano ancora oggi. Il polimetilmetacrilato è un polimero molto ben tollerato. Le prime erano un po' grandi, un po' strane come forma. Queste qui sul tappetino verde sono delle geometrie un po' antiquate, quelle più moderne sono fatte in vari modi, come vedete c'è sempre una parte centrale che è quella che funziona da lente, con dei gancetti o comunque dei sistemi di ancoraggio che dovrebbero servire a tenerla ferma nella sua sede. Allora, per moltissimi anni, fino ai giorni nostri praticamente, questo materiale è stato il materiale d'eccellenza per fare le lenti intraoculari. E come veniva impiantato? Veniva impiantato togliendo il cristallino e mettendo al suo posto questa lente. Una lente che ha un diametro di 6-7 mm e che quindi doveva essere inserita attraverso un'incisione che doveva essere lunga abbastanza da far passare questa lente. Del resto la tecnica chirurgica tradizionale ha bisogno di un'incisione di queste dimensioni, perché si fa appunto un'incisione nella sclera da 7 a 12 mm. Si toglie il cristallino dalla sua sede, a volte si toglie solo il cristallino e si lascia la sua guaina di sostegno, altre volte bisogna togliere anche quella, ma in sostanza dall'incisione attraverso la quale si toglie il cristallino poi si mette la lente. Questa è un'incisione un po' lunghina, un po' grandina, bisogna poi suturarla, ci sono dei problemi lievi che sono magari di distorsione della curvatura della cornea. E quindi qualcuno ha pensato, ma costruiamo un sistema per togliere il cristallino facendo un'incisione più piccola, e negli anni 90 hanno inventato questo strumento che si chiama phacoemulsificatore, che non è altro che una sonda ultrasuoni che attraverso un'incisione di 3 mm spezzetta il cristallino in piccoli frammenti che vengono poi risucchiati. Consente anche di danneggiare un po' meno l'involucro naturale del cristallino, e quindi in questo modo si agisce in modo molto meno invasivo. Però poi bisogna infilare una lente che ha comunque un diametro di 6 mm. Come la metto se l'incisione è di 3 mm? Cosa me ne faccio di questa innovazione se poi io devo aprire un po' di più per mettere una lente di 6 mm di diametro? Allora, per fortuna ci hanno pensato gli ingegneri dei materiali e hanno inventato le lenti pieghevoli, le lenti morbide di fatto, che sono un po' come quelle che oggi usiamo anche come lenti a contatto, fatte con dei materiali morbidi come gli idrogeli e i siliconi, che quindi possono essere arrotolate, piegate in due e quindi inserite dentro una fessura di 3 mm. Quindi vedete, si va di pari passo, la tecnica chirurgica progredisce, di pari passo progredisce anche la scienza dei materiali, che fornisce delle possibilità nuove. E comunque, se non ci fosse stato l'oftalmologo che aveva osservato i frammenti di polimetilmetacrilato negli occhi dei piloti, non saremmo arrivati a questo. La seconda parola chiave è sapersi rinnovare.
Questo è un ambito nel quale io sguazzo poco perché non è esattamente il tipo di materiale con cui lavoro, però è un esempio che secondo me è da manuale. Perché sapersi rinnovare? Allora, se noi pensiamo agli anni 50, noi a Saluggia negli anni 50 avevamo una società che si chiamava Società Ricerche Impianti Nucleari. In questa società, dove si faceva ricerca per l'energia nucleare, avevano inventato un modo per realizzare dei rivestimenti con un particolare tipo di carbonio, che si chiama carbonio pirolitico perché deriva da delle reazioni come quelle che ho scritto di sopra, che sono reazioni di pirolisi, cioè ci sono dei precursori, ci sono dei gas che vengono trattati termicamente, vengono bruciati in un'atmosfera priva di ossigeno, quindi non producono normali prodotti di reazioni, ma producono carbonio e carburo di silicio che si depositano su oggetti che sono all'interno del reattore dentro il quale io faccio avvenire questa reazione. Questo carbonio aveva delle caratteristiche molto interessanti perché è durissimo, inerte, liscissimo, è molto è particolarmente adatto per lavorare in determinati ambienti dei reattori nucleari dove bisognava resistere molto bene meccanicamente all'usura e alle alte temperature in atmosfera controllata. Perfetto, brevetto, erano forse gli unici ad usare questo tipo di rivestimento, il reattore funzionava benissimo. Poi però, pochi anni dopo, le politiche nazionali sono andate nella direzione di bloccare l'opzione nucleare. Non mi interessa sapere se è stato giusto o sbagliato, è un dato di fatto. E quindi a Saluggia si sono ritrovati, a parte con il reattore che dovevano in realtà gestire in qualche modo, ma soprattutto con questa innovazione, questa tecnologia bellissima che non, potenzialmente poteva non servire più a niente. Qualcuno, studiando le caratteristiche di questo materiale, ha scoperto che il carbonio pirolitico, lo stesso carbonio pirolitico che veniva usato nei reattori nucleari, era estremamente emocompatibile, cioè poteva andare a contatto col sangue senza provocare trombi, più o meno, comunque bisogna sempre usare un po' di terapia anticoagulante. Quindi la società che si chiamava appunto Società per la Ricerca nel Nucleare comincia a produrre valvole cardiache. La SORIN biomedica, l'acronimo SORIN deriva da lì, Società per la Ricerca degli Impianti Nucleari, sugli impianti nucleari. E cambia completamente, si rinnova, decide di cambiare obiettivo e comincia a produrre impianti cardiovascolari. Per esempio negli anni 60 nasce questa valvola cardiaca a discolo oscillante, che non è altro che un cerchietto, un disco con una gabbietta metallica dentro la quale è incastrato un dischetto che può aprirsi e chiudersi. Intorno c'è una spugnetta polimerica che è l'anello di sutura che serve per cucire e suturare la valvola nella sua sede, nel muscolo cardiaco. E basta, è uno dei vari modelli, adesso non voglio dilungarmi su come funziona. Però la cosa importante è che tutta questa parte, voi che vedete nera, lucida, è rivestita con questo carbonio che è perfettamente emocompatibile e può garantire una biocompatibilità nel senso ematologico del termine perfetta. Quindi questo è il primo modo che questa società ha sfruttato per rinnovarsi, doveva sfruttare questa tecnologia e qui ha trovato un modo bellissimo per usarla. Tuttavia i primi modelli di questo, proprio in particolare di questo tipo di gabbietta, come erano fatti? Questi archetti che vedete, che sono gli elementi fondamentali di sostegno per il dischetto oscillante, in origine, nel disegno originale, erano saldati alla loro sede. Nelle primissime protesi causava dei problemi, perché proprio lì dove c'è la saldatura, questa è una radiografia, qua si vede, non so se avete la possibilità di vederlo, dove c'è la freccina, c'è un'ombra, no? È una piccola discontinuità. Guardando il microscopio elettronico si vede che c'è una cricca. Cosa significa? Che lì dove c'è la saldatura, a volte queste protesi si potevano rompere, con un tasso di mortalità molto elevato. Allora, a Saluggia,
hanno deciso subito di risolvere questo problema, perché non volevano andare sul mercato con una protesi valvolare che rischiasse di rompersi in vivo. E come hanno fatto a risolvere questo problema? Si sono dati da fare, hanno intervistato i vicini di casa, sono andati a Valenza, dove ci sono gli orafi, che usavano delle tecniche di microfusione per realizzare i loro gioielli in filigrana con delle geometrie molto complesse, che erano un unico pezzo, e sfruttando le conoscenze di questi orafi hanno imparato a usare la microfusione a cera persa per realizzare questa gabbietta in un unico pezzo, senza introdurre saldature. Quindi anche qui una tecnologia che era lì a fianco, ma che non era mai stata investigata, è servita per risolvere un problema importantissimo, senza questa risoluzione avremmo dei tassi di mortalità molto superiori. Oggi le valvole prodotte in quella che era la Sorin Biomedica, che adesso di nuovo ha cambiato nome, sono garantite a vita, perché hanno una durata che è più di 100 anni, quindi dovrebbero essere sicuramente più longeve di chiunque le indossi. Terzo e ultimo leitmotiv, farsi le ossa. Qui entriamo proprio in quella che è un po' la mia materia. Quando noi diciamo ci siamo fatti le ossa, è un modo di dire per dire ci siamo allenati, abbiamo fatto un percorso, abbiamo raggiunto un risultato, adesso siamo capaci. Cosa significa in questo caso? Significa che cominciamo a parlare di materiali per l'ortopedia, ma non solo di materiali che usiamo per sostituire una funzione, ma come vedremo anche di materiali con i quali possiamo costruire l'osso, un osso nuovo. Parliamo prima delle protesi, perché quando si parla di protesi si parla di materiali, di biomateriali di prima generazione. Torniamo ad avere i metalli, i ceramici come questi che si usano per fare la testina, per esempio, e altri, che sono inerti, sono famosi per la loro inerzia, e solo alcune parti come questa ricoperta qua possono avere la necessità di essere un pochettino più reattivi. Questo è un esempio di protesi d'anca, c'è uno stelo, un collo, una testina femorale e una coppa acetabolare. Come vedete, si possono usare materiali differenti per realizzare le varie parti. Analogamente abbiamo anche la protesi di ginocchio, con una componente femorale che va a rivestire il femore, una parte tibiale che va a incastrarsi nella tibia e un inserto che dovrebbe avere la funzione della cartilagine del nostro ginocchio. Sia nel ginocchio che nella protesi d'anca si possono usare vari materiali, nella protesi d'anca molti di più, nel ginocchio molti meno. C'è un materiale che comunque viene usato tantissimo, che è proprio quello che ha introdotto Charlie, che è questo inserto fatto in polietilene, ma non un polietilene normale, un polietilene ad elevatissimo peso molecolare. Adesso vediamo cosa vuol dire. Dimmi l'orario, perché io vado, ma non so se... 47, vai. Sì, vabbè. Questa per esempio è una coppa acetabolare di una protesi d'anca, una parte solo della protesi d'anca in polietilene ad elevatissimo peso molecolare. Questo acronimo vuol dire proprio quello, Ultra High Molecular Weight Polietilene, e questo è una componente, un inserto polimerico per il ginocchio. Come si fa a fare il polietilene ad elevatissimo peso molecolare? Allora, molto brevemente, il polietilene è un polimero, è una materia plastica che è un polimero. E cosa vuol dire? Significa prendere una molecola semplice, in questo caso l'etilene, che è fatto così, due atomi di carbonio, un doppio legame, quattro atomi di idrogeno, rompere questo doppio legame, realizzare dei monomeri capaci di legarsi con altri monomeri uguali a loro, in questo caso, e metterne vicini tanti, il più possibile. Quanti più ne mettiamo concatenati uno dietro l'altro, quindi realizziamo delle catene che possono essere molto lunghe. Quanto più lunghe sono queste catene, tanto più grande è il peso molecolare del polimero che viene fuori. Quindi ciascun gruppo reattivo è come una mano che prende la mano del vicino e si tiene stretto. Questa è la polimerizzazione. Lo scopo è arrivare a mettere insieme centinaia di migliaia di molecole di questo tipo, a basso peso molecolare, per ottenere delle catene molto lunghe. Grazie a questo io ottengo un materiale che, quando viene sintetizzato, è una polvere, ogni particella è una gocciolina di polietilene solidificato. Queste polveri io posso poi lavorarle per realizzare
degli oggetti massivi un po' più grandi, come per esempio delle barre cilindriche, le quali poi possono essere sezionate, lavorate al tornio e sagomate per ottenere la protesi finale. Il polietilene ad elevatissimo peso molecolare è abbastanza duro e ha delle proprietà meccaniche importanti, non basta un paio di forbici per tagliarlo, bisogna usare il trapano per intaccare la sua superficie, proprio perché ha ad elevatissimo peso molecolare. Ma negli anni 90, considerate che il polietilene ad elevatissimo peso molecolare è stato introdotto negli anni 50, negli anni 90 hanno cominciato a osservare fenomeni di delaminazione come questo. Questa è una sezione di una componente protesica dove si può osservare, vedete, nei primi strati superficiali un degrado che produce questa delaminazione. E è stato notato che c'erano delle differenze proprio di composizione tra la superficie e il corpo del materiale. Ci hanno lavorato su per qualche anno. Mi piace dire che il problema è stato risolto a Torino, al CTO, in collaborazione con l'università, perché un'ortopedica e un chimico organico si sono messi d'accordo e hanno cominciato a studiare questo problema. E hanno cominciato a studiare le protesi espiantate, che dovevano essere espiantate perché, essendo delaminate, erano fallite. Poi hanno cominciato a pensare, ma andiamo a vedere quelle nuove. Come sono quelle nuove? Sono andati ad analizzare quelle nuove, ottenute da diversi campioni, quindi diversi produttori, diversi lotti, e hanno notato che alcune andavano bene, altre invece questa disomogeneità composizionale ce l'avevano già da nuove. Non la faccio troppo lunga, ma non descriverò neanche questo schema, ma soltanto per farvi notare che si è scoperto che questa delaminazione non era dovuta al fatto che il polietilene non andava bene ed era usurato dalle controparti. Pensate, c'è un metallo che rotola su un polimero, mi aspetto che il polimero prima o poi ceda, quindi che sia un problema meccanico. In realtà non era un problema esclusivamente meccanico, ma derivava dal fatto che alcuni tipi di protesi venivano sterilizzate in un modo che le degradava, che produceva il loro degrado. I materiali si possono sterilizzare in tanti modi, uno di questi è l'irraggiamento con raggi gamma, e quando io irraggio il polietilene ad elevatissimo peso molecolare con i raggi gamma, produco delle reazioni a catena che derivano dal fatto che dentro questo polimero c'è anche dell'ossigeno, e queste reazioni rompono dei legami tra atomi di carbonio, quindi una catena fatta da 100 monomeri, se anche io ne rompo uno solo di quei legami, diventa fatta di due catene lunghe la metà, quindi con delle proprietà meccaniche completamente diverse. Quindi si è capito che sterilizzando con questo metodo si mandavano in ospedale delle protesi apparentemente perfette, ma che non avevano più un elevatissimo peso molecolare, ma avevano il peso molecolare come quello dei sacchetti della spesa, quindi non potevano funzionare. Bene, quando si è capito questo, allora chiaramente bisogna correre ai ripari e si sono scelte varie strade per evitare questo problema, però questo è soltanto per farvi vedere cosa succedeva alle protesi quando venivano spiantate. Questa parla da sola. E non ci volevano anni per arrivare a questo, perché si impiantava una protesi già difettata. Come si agisce? Per esempio, qualcuno ha pensato di crosslinkare, cioè introdurre dei legami chimici non soltanto all'interno di ciascuna catena, ma anche tra una catena e l'altra, per legarle bene le une alle altre. E qui potremmo anche dire come si fa, ma magari se ci sono domande. Oppure si può stabilizzare il polietilene, perché le materie plastiche sono in genere stabilizzate con degli additivi che prevengono il loro degrado. E in altri ambiti si fa, è una cosa comune, si mettono delle molecole disciolte dentro il polimero che hanno lo scopo di non far innescare le reazioni a cascata che producono la rottura dei legami all'interno dei polimeri. Ma le molecole che si conoscevano quando il polietilene ha cominciato a essere messo sul mercato anche nel settore biomedico erano tutte molecole stabilizzatrici tossiche e quindi nelle protesi non si potevano mettere.
le protesi sterilizzate con metodi non basati sull'irraggiamento non subivano nessun problema, ma quelle irraggiate sì. Ci è voluto parecchio tempo per introdurre degli agenti stabilizzanti nei polimeri per il settore biomedico. Erano vietati perché gli unici che si conoscevano erano tossici. E gli studiosi che hanno affrontato questo problema hanno capito che bastava mettere qualcosa di molto banale per stabilizzare il polietilene, la vitamina E, che è un antiossidante e quindi evita l'ossidazione di tante cose, anche del polietilene. La vitamina E ha una parte che è compatibile col polimero perché si scioglie bene nel polimero e l'altra parte, questa qua, è invece quella che reagisce al posto del polimero producendo dei radicali, comunque delle specie chimiche che non sono pericolose per il degrado del materiale. Finisco parlando di materiali per la sostituzione ossea, perché dalle protesi si può passare anche alla ricostruzione dell'osso. Questi sono materiali che vanno proprio nella direzione di evolvere verso quelli di terza generazione. In ortopedia, oltre alle articolazioni, dobbiamo a volte bisogno di ricostruire un pezzo di osso, vuoi perché ho bisogno di un intervento come questo per raddrizzarlo, vuoi perché ho una perdita ossea dovuta a un trauma, all'asportazione di una ciste ossea di grosse dimensioni e così via. Allora devo poter riempire questa lacuna ossea. Ci sono varie alternative. Un'alternativa è quella di usare dei materiali di sintesi. Questi oggetti che vedete qua, che hanno diverse forme, dei granelli, dei massivi, dei materiali porosi anche di grosse dimensioni come questa, possono essere fatti con vari materiali, tra i quali i materiali ceramici. Per esempio l'idrossiapatite. Che cos'è l'idrossiapatite? L'idrossiapatite ce l'abbiamo tutti nel corpo, perché l'osso è fatto da una parte minerale, che è l'idrossiapatite, che non è altro che un fosfato di calcio, e una parte organica, cellule, fibre di collagene fondamentalmente. Le nostre cellule, le cellule dell'osso, sono capaci di costruire l'idrossiapatite usando il calcio e i fosfati che abbiamo nel corpo. Se noi vogliamo ricostruire l'osso, quindi possiamo usare questo ceramico, ce lo prepariamo in laboratorio. Noi mammiferi siamo capaci di costruircelo all'interno del nostro corpo. Se ho bisogno della ricostruzione di una porzione importante, la devo fare in laboratorio. Quindi utilizzo dei metodi diversi, vari. Per esempio prendo dei sali solubili in acqua, li faccio reagire, produco qualcosa di insolubile che forma una polvere. Questa polvere io poi la posso lavorare e con questa posso realizzare dei granelli, dei cilindretti porosi, posso rivestire delle protesi e ottengo un materiale che è osteoconduttivo. Cosa vuol dire osteoconduttivo? Un materiale che è fatto con una praticamente è la parte minerale dell'osso che dovrà crescere lì sopra, quindi le cellule preposte alla costruzione dell'osso, quando si trovano lì sopra, si trovano a casa loro, devono fare qualcosa di molto simile. L'idrossiapatite funziona così, ma non c'è solo l'idrossiapatite utile allo scopo. Siamo arrivati ai vetri, ci sono anche i cosiddetti biovetri e i vetroceramici bioattivi, che sono un po' più sofisticati dell'idrossiapatite, infatti si dice che sono osteoproduttivi. Cosa vuol dire? Allora, dal punto di vista delle tecniche di preparazione e di come si presentano quando sono grezzi, appena sintetizzati, non sono tanto diversi dai vetri con i quali facciamo le finestre, i bicchieri, le bottiglie, i cavallini di burano, eccetera. Si prendono dei reagenti, si fondono ad altissime temperature, si colano e poi si macinano e si lavorano. In questo caso si macinano e si lavorano, non si fa direttamente la protesi soffiandola perché sarebbe troppo fragile. Ma cosa posso fare con questi materiali? Posso ricostruire l'osso. Questo simpatico signore, che si chiama Larry Hench, è colui che ha scoperto i biovetri. Ci ha lasciati nel 2015, dopo un'onoratissima carriera, ho anche avuto il piacere di conoscerlo. E lui cosa ha fatto? Ha inventato il primo biovetro che aveva questa composizione, fondamentalmente un vetro con una composizione abbastanza simile appunto ai vetri da finestra, dove però le proporzioni tra questi ossidi erano tali
da scatenare delle reazioni all'interfaccia con il corpo quando venivano impiantati nel corpo, tali da produrre la crescita sulla loro superficie, lo vediamo qua, di strati che via via evolvevano fino a diventare osso maturo. Quindi erano proprio capaci di stimolare la formazione di nuovo osso. Molto velocemente, perché non voglio annoiarvi, questo avviene grazie al fatto che dai biovetri possono uscire degli elementi, degli ioni come gli ioni sodio, gli ioni calcio e quant'altro, venire sostituiti con qualcosa che deriva dalle soluzioni circostanti, tipicamente dagli idrogeni ioni, quindi da pezzi di molecola d'acqua che si agganciano alla superficie del vetro, e tutto questo scatena una reazione chimica che produce piano piano uno straterello gelatinoso dentro il quale i mattoni dell'osso cominciano a concentrarsi, i fosfati di calcio. E qui dentro pian piano maturano fino a diventare idrossiapatite cristallizzata, ben cristallizzata. Quindi il biovetro non è fatto di idrossiapatite, ma a contatto col corpo la produce. Quindi stimola, produce qualcosa che poi le cellule continueranno a produrre per conto loro. Sono biocompatibili, queste sono immagini così che vi ho riportato, questi straccetti qua che vedete sparpagliati sulla superficie del materiale che appena si intravede, sono cellule, osteoblasti, cioè le cellule che sono capaci di costruire l'osso, che su questa superficie si trovano molto bene, quindi sono superfici biocompatibili, e sono anche queste superfici, perché non vai avanti, si è bloccato tutto. Non volevo finire qua. Cos'è successo? Riprendi la presentazione. Ma io voglio andare indietro. Ecco, messi dentro una soluzione fisiologica simulata, quindi simulando per esempio il plasma sanguigno in laboratorio, noi vediamo pian piano crescere sulla superficie di questi vetri questi straterelli che sembrano un po' la superficie di un cavolfiore, che non sono che altro che tanti aghetti di idrossiapatite che crescono su questa superficie. Questa è la dimostrazione che i nostri materiali sono capaci di formare nuovo osso. Le applicazioni sono svariate, perché con questi materiali sono stati fatti tutti gli ossicini per la ricostruzione dell'orecchio medio, materiali per la cranioplastica o per la chirurgia del maxillofacciale, sono stati realizzati dei rivestimenti su inviti per implantologia dentale, alcuni hanno provato a metterli anche sulle protesi d'anca per stimolare l'integrazione di questi materiali. E poi si possono realizzare dei cubetti o degli oggetti anche di forma più complessa, porosi, che simulano un po' la componente porosa dell'osso. L'osso ha delle componenti dense e delle componenti spugnose, l'osso spongioso, che è quello per esempio che c'è nella testina, nella testa del femore, nella parte terminale delle ossa lunghe. Allora, con questi materiali, così come con l'idrossiapatite, noi possiamo realizzare degli oggetti porosi. Per esempio si prendono delle spugne, si impregnano con le polveri di questo materiale, si fanno dei trattamenti termici che fanno bruciare la spugna e consolidare il vetro o il vetro ceramico, si ottengono delle cose che possono essere anche forate, avvitate e saldate all'osso in maniera da permettere di caricare, poi pian piano questo materiale viene invaso da nuovo osso. Vedete, questa è un'immagine dell'osso spongioso, anche detto osso trapecolare, questa è un'immagine di una spugna vetrosa, vetroceramica, in realtà fatta con uno di questi biovetri, dove se andiamo a ingrandire vediamo proprio le piccole travi che costituiscono la componente spongiosa dell'osso che noi simuliamo con questo materiale di sintesi. Questi vetri poi, siccome sono capaci di rilasciare ioni, allora possiamo sfruttare questa loro capacità mettendo dentro ai vetri altri ioni che hanno un ruolo. Hanno cominciato a studiare questo aspetto proprio negli ultimi 10 anni e oggi noi sappiamo che possiamo realizzare vetri bioattivi arricchiti con ioni zinco, ioni magnesio, tutti quegli ioni terapeutici nella misura in cui stimolano la produzione di nuovo osso, perché sanno guidare le cellule proprio nella stimolazione della produzione del nuovo osso e contrastano il riassorbimento osseo. Oppure ancora ioni come gli vai avanti, ogni tanto si inchioda. Alcuni di questi ioni sono interessanti perché sono antibatterici,
Quindi posso fare la ricostruzione dell'osso, stimolando la crescita dell'osso e contrastando l'adesione batterica, quindi andando a limitare in modo molto forte la proliferazione, l'insorgenza di infezioni, per esempio gli ioni argento, gli ioni rame, gli ioni zinco. Possiamo mettere anche ioni che stimolano la formazione di nuovi capillari, quindi che fanno sì che l'osso che si formerà sarà ben vascolarizzato. E poi, finendo il discorso, possiamo anche fare qualcosa di più, perché se noi andiamo a ingrandire proprio l'interfaccia tra il materiale impiantato e i fluidi corporei, là proprio dove c'è il primo incontro tra il materiale di sintesi e il corpo, vediamo che, per esempio, se impianto un pezzo di biomateriale dentro l'osso, quello che incontra quella superficie non è subito l'osso. La prima cosa che aderisce a quella superficie è un fluido, il fluido corporeo, che è fatto principalmente di acqua. Quindi nei primissimi istanti l'acqua aderisce a questa superficie. Dentro l'acqua ci sono, per esempio, specie ioniche o anche molecole idrosolubili, cioè molecole che noi abbiamo nel corpo che sono solubili nel plasma. Queste molecole si portano dietro delle proteine ed è attraverso questa prima interazione che noi possiamo già stabilire quale sarà il fato di questo materiale, perché se le proteine che vengono a contatto con questo film di idratazione si trovano in una situazione favorevole, funzionano bene, se no possono venire denaturate, cioè possono perdere la loro funzionalità, e sono proprio le proteine a essere il tramite attraverso il quale le cellule che dovranno costruire nuovo tessuto, per esempio il nuovo tessuto osseo su quel materiale, possono agire. Quindi se trovano le cellule delle proteine che funzionano bene, anche loro a loro volta cominciano a lavorare bene, altrimenti non lavorano bene e quell'impianto è destinato a fallire. Quindi oggi si sa che molto conta la superficie e cosa noi siamo in grado di fare su quella superficie. Ed è questo motivo per cui, soprattutto con i biovetri, è stato possibile provare a modificare la superficie di questi materiali ancorando delle biomolecole, per esempio degli enzimi, delle proteine o anche dei farmaci, qualunque cosa, che possa in qualche modo pilotare la risposta dell'organismo. Per esempio andando anche a mettere degli strati che sono molto simili o compatibili con la struttura delle membrane cellulari, quindi fare in modo da, non dico ingannare le cellule, ma di mimetizzarsi un pochettino con ciò che nel corpo noi abbiamo e essere più appetibili. Con i biovetri questa cosa si può fare molto bene perché la loro superficie si può trattare per esporre delle specie chimiche che sono come dei gancetti ai quali si agganciano delle molecole che posso scegliere io, posso quindi modificare la chimica di superficie facendo esporre lì sopra dei gruppi funzionali che desidero io, attraverso i quali posso ancorare per esempio proteine, farmaci, enzimi e così via. E in questo modo posso avere tutta una gamma di possibilità di interazione col corpo sempre più sofisticate. Il vetro bioattivo in sé è capace di stimolare la formazione dell'osso, ma posso renderlo terapeutico se gli metto dentro degli ioni terapeutici e in più posso funzionalizzarlo, questo significa, con molecole che stimolano in modo sempre più specifico la formazione dell'osso. Questo è proprio essere un materiale di terza generazione, perché lancio dei segnali di tipo biochimico, non soltanto di tipo inorganico. E con questo io ho finito. Questa è la pagina del nostro gruppo di ricerca. Se avete intenzione o voglia di scoprire cosa facciamo, prendete nota di questo e lì si parla di tutto quello che vi ho detto e anche molto altro. Grazie. Grazie mille. Siamo qui adesso a questo punto, la professoressa può rispondere a eventuali domande e curiosità. Intanto ne faccio una io, se possibile. Certo. Questi biovetri, quindi se non ho capito male, che lanciano questi segnali, sono
soprattutto vengono dedicati per la ricostruzione del tessuto osseo, o nel vostro specifico caso che vi occupate prevalentemente, da quanto ho capito, come gruppo di ricerca sulle ossa, sui tessuti ossei? Allora, sono prevalentemente nati e cresciuti per sostituire parti dell'osso, quindi o per ricostruire delle lacune ossee, oppure originariamente forse anche di più, per rivestire parti di protesi metalliche, per esempio, che dovevano essere osteointegrate meglio. Quando non si sapeva come maneggiarli per realizzare dei materiali vetroceramici con delle proprietà meccaniche adeguate, si potevano usare solo come polveri granulati, come rivestimenti. Oggi possiamo fare dei blocchetti massivi, nel senso tridimensionali, con una porosità controllata, che resistono alle sollecitazioni meccaniche. E poi in realtà molte composizioni non sono solo in grado di ancorarsi ai tessuti calcificati, quindi all'osso, ma hanno anche un'affinità con i tessuti molli. Quindi per esempio possono essere utilizzati, anzi sono in alcuni casi proprio commercializzati, per il trattamento del parodonto, quando la gengiva si scolla dal colletto del dente, piano piano poi l'osso si riassorbe. Ecco, quello è un posto nel quale i biovetri hanno trovato una nicchia di applicazione molto importante, perché oltre a far riformare quell'osso che pian piano tende a assorbirsi e a far cadere il dente, sono anche in grado di guidare di nuovo l'adesione della gengiva al colletto, e quindi sigillare nuovamente quello che diventa una porta invece per i batteri e quant'altro. Visto all'inizio che già nella preistoria si praticavano delle asportazioni alla scatola cranica per problemi vari che non capivano probabilmente cos'era, e poi in quel caso ci si affidava un po' alla fortuna rimettendo il pezzo tolto. Oggi si utilizzano questi materiali per la ricostruzione, e quali sono i tempi? Cioè, davvero viene fuori un osso come era quello precedente, e in quanto tempo si ricostruisce l'osso? Ma allora, se parliamo nello specifico della cranioplastica, oggi si utilizzano non soltanto i materiali bioattivi come quelli che ho citato, ma si usano anche gli altri, quelli di prima generazione, quindi molto anche il titanio, placche di titanio e il cemento acrilico che si usa per fissare le protesi all'osso, a volte si può usare per realizzare anche delle protesi, quindi delle porzioni che sostituiscono l'osso, pur essendo completamente privi di capacità osteoconduttiva. Però essendo un materiale che può aderire perché fa presa proprio mentre lo metto, poi l'osso lo ingloba, e si possono usare anche questi polimeri. Se parliamo dei materiali bioattivi dentro i quali deve crescere l'osso, e quindi guidare la crescita dell'osso, comunque i tempi fisiologici di guarigione dell'osso sono dell'ordine di un mese, 40 giorni. Con questi materiali noi possiamo velocizzare un pochettino il processo, perché rendiamo i primi stadi meno disorganizzati. L'osso cosa fa quando deve ricostruirsi? Intanto si infiamma. Io quello che ho studiato, e poi non sono un medico, quindi non so, si infiamma. Cosa succede? Che crea una situazione non fisiologica ma patologica per stimolare le cellule che devono produrre un nuovo osso a farlo, perché si crea una situazione di infiammazione che è un segnale d'allarme che stimola le cellule a produrre un nuovo osso. Se noi mettiamo un materiale, l'osso, comunque l'organismo, fa la stessa cosa, c'è un corpo estraneo, il corpo estraneo scatena la reazione da corpo estraneo. Allora, se io metto un materiale che non è specifico per la ricostruzione dell'osso, perché è inerte o magari rilascia addirittura qualcosa di non particolarmente salubre, questa reazione da corpo estraneo avviene in maniera concitata e disorganizzata. Se io invece metto un materiale bioattivo, la reazione da corpo estraneo è controllata, quindi avviene in maniera fisiologica, stimolando a breve termine la formazione di nuovi tessuti. Quindi è una mediazione positiva alla ricostruzione dell'osso, non è un ostacolo. Le infiammazioni sono una risposta fisiologica e sono una difesa, ma servono anche a stimolare tutte le componenti riparative del nostro corpo. Allora, con un biomateriale così,
che è molto più specifico ed è capace di lanciare dei segnali che l'organismo riconosce, la ricostruzione dell'osso è più efficace. Poi è ovvio che non possiamo pensare di avere l'osso nuovo in 3 giorni, perché il corpo non ce la fa, quindi bisogna comunque aspettare che il nostro organismo si attivi. Se però non lo intralciamo mettendo qualcosa che lancia dei segnali negativi o pericolosi, tutto è molto più semplice. Volevo chiederle invece una cosa all'opposto, cioè il fatto che ci siano queste resine, questi vetri, questi materiali che attivano la crescita dell'osso. Lei ha fatto vedere questa immagine a cavolfiore, no? E ha fatto venire in mente il processo opposto, cioè si può indurre addirittura un'ipertrofia, cioè sono stati registrati questi casi di ipertrofia, non dico di neoplasia, però di ipertrofia. E seconda domanda, si può guidare la crescita, cioè non solo la si può stimolare, ma la si può guidare, perché lei ci ha fatto vedere quell'immagine, ma se a me l'osso serve che abbia una certa forma, non può crescere come vuole lui, ma deve crescere secondo determinate geometrie tridimensionali. Certamente. Allora, rispondo prima alla seconda domanda. Si può guidare? La risposta è sì, perché se noi realizziamo questi dispositivi in forma porosa, con questa porosità trabecolare che simula quella dell'osso, le cellule cresceranno sulle pareti di queste trabecole e lì si formerà l'osso. Non l'ho messa in questa presentazione, ma avevo un'immagine di cellule proprio che crescevano e che mineralizzavano lì sopra, se riesco, ma non so, credo che sia troppo complicato prenderla. Comunque sì, guidare significa questo. Sono degli scaffold, delle impalcature che guidano la formazione dell'osso. Per quanto riguarda l'ipertrofia, allora, solo con l'uso di questi materiali no, perché non sono così potenti da produrre una esagerata risposta alla ricostruzione. Però effettivamente lei ha toccato un tasto che non è banale, perché tra le varie possibilità, con o senza l'uso dei biomateriali, per stimolare la crescita ossea dove c'è bisogno di ricostruire, soprattutto nel recente passato è stato ipotizzato l'uso dei cosiddetti fattori di crescita. Le proteine morfogenetiche, eccetera, sono state vendute tantissimo, usate tantissimo. Questi fattori di crescita che cosa sono? Sono molecole che noi sappiamo produrre, il nostro corpo produce, quando viene attivato alla formazione di un tessuto. Allora hanno pensato, bene, noi iniettiamo queste proteine nella lacuna, vuom, cresce l'osso. Benissimo, questo è vero, ma questo avveniva in modo addirittura aspecifico. Mi è stato detto dagli ortopedici che hanno avuto esperienza in quel settore lì che per iniettare queste molecole si utilizzava una siringa qualunque, iniettandone nella lacuna ossea questa pappetta ricca di fattori di crescita con delle concentrazioni n.000 volte più elevate di quelle che noi dobbiamo. E cosa succedeva? Che addirittura cresceva l'osso lungo il canale nel muscolo attraverso il quale era passato l'ago, dove uscendo si lasciavano delle tracce. Ed effettivamente alcuni studi poi hanno messo in allerta chi utilizzava queste molecole, perché un'eccessiva stimolazione poteva portare anche a neoplasie, perché lì è una crescita incontrollata. Infatti poi sono state, non dico abbandonate, ma molto prese con le pinze. E molto si fa per fare in modo che non se ne usino quantità eccessive. In effetti l'uso della funzionalizzazione superficiale potrebbe essere un buon modo, perché invece di iniettare una bomba di fattori di crescita all'interno della lacuna, io posso spolverare la superficie del materiale con un velo di queste proteine in quantità molto controllate e sfruttare la loro presenza solo laddove serve. Però si sta sempre di più andando nella direzione di usare altri metodi, non quelle molecole lì. Sì, questo è vero. Faccio ancora un'ultima domanda, se posso, una curiosità probabilmente banale, ma quando si ha poi il tessuto pronto, ha le stesse proprietà dei tessuti tra virgolette naturali, cioè il rapporto stimolo-risposta? Non parlo di proprietà puramente meccaniche, ma ad esempio il dolore, ad esempio non solo sul tessuto osseo, parlo, ma anche sugli altri.
Sì, vabbè, adesso bisogna un po' capire dove è stato messo, che tipo di impianto, di che tipo di impianto stiamo parlando. Noi dobbiamo sempre pensare che questi materiali sono un mezzo attraverso il quale l'osso è stimolato a crescere, quindi guidiamo la crescita ossea. Quell'osso ha le stesse caratteristiche dell'osso che si forma quando una frattura si salda. È la stessa cosa. Sì, sì. Perfetto, se non ci sono altre domande, curiosità, possiamo ringraziare e salutare a questo punto la professoressa. Okay? Grazie. Grazie.